Ma io credo che sia una iniziativa molto opportuna quella della proposta che Milano sospenda questo gemellaggio, perché davvero è importante che un po' da tutto il mondo giungano segnali forti rispetto alla Russia, ma la Russia in generale, rispetto a questo punto nodale che è la tutela e difesa dei diritti umani, dei diritti civili nel mondo. Ora, questa legge introdotta a San Pietroburgo, che sta diventando un esempio, questo sta diventando un punto di riferimento, un esempio di stravolgimento dei diritti fondamentali, il diritto di usare una parola è la follia, è la follia che non si possa usare una parola è una parola uscita, è una parola per definire una realtà, il nascondere, l'eliminare la realtà, la possibilità di discutere questa realtà, la possibilità anche di parlare contro l'omosessualità, questo è il paradosso. Ecco, questo è un fatto che è veramente gravissimo, qui è molto importante giungano segnali forti alla Russia per indurre a ripensare, a rivedere, a discutere, a riaprire una battaglia che è una battaglia che comincia a Leningrado ma dilaga nel mondo, perché nel mondo dilagano le minacce e i pericoli ai diritti umani e ai diritti.